prima vittoria casalinga del Piedimulera, che tra le mura amiche supera il costato con il risultato di 3-1 in una gara ricca di emozioni con tanti salvataggi sulla linea e due legni colpiti. Il match si apre con un minuto di silenzio in memoria di Stefano Palfini, papà del giocatore del Piedimulera, Matteo Palfini, recentemente scomparso. La cronaca. Parte bene il costato che dopo soli due minuti si fa vedere dalle parti di Barantani con Valenza che da posizione defilata tenta il tiro, palla larga di poco. La partita si mette subito in discesa per gli ospiti che al decimo si portano in vantaggio. Lancio di Danieli dalle retrovie, Valenza scatta sul filo del fuorigioco e a tu per tu con Barantani non sbaglia. La risposta degli ossolani arriva al ventunesimo grazie ad uno schema su punizione di Frascoia e Romano. Di Frascoia e Romano con il numero 10 giallo-blu che dai 20 metri colpisce il palo alla sinistra di Lancini. Sul corner successivo di Progni, Ambrosiani fa da sponda per Fernandez che appoggia dietro per Romano. Il gol sembra cosa fatta, ma Zorio sulla linea salva i suoi. Al 35esimo il Piedimulera riporta il risultato in parità. Bella discesa di Romano sulla fascia sinistra che serve una palla d'oro per Fernandez, il quale ben appostato e sotto porta appoggia in rete. Romano ancora protagonista al 37esimo, quando aggancia una palla difficile di Bainotti, si gira e calcia, ma la sua conclusione di potenza si spegne sul fondo di poco. Al rientro dagli spogliatoi bisogna attendere l'11esimo per vedere un'occasione degna di nota. Fernandez innesca un contropiede e apre sulla sinistra per Romano, che è completamente solo, ma si allunga la palla e Lancini sventa il pericolo. Al 26esimo i padroni di casa colpiscono un altro legno con Pettinaroli che da fuori area lascia partire una conclusione di potenza. Solo l'incrocio dei pali gli nega la gioia del gol. La partita si riaccende e al 28esimo Romano scarta due difensori e appoggia per Progni che di sinistro spedisce sul fondo. I ragazzi di Mister Tabozzi spingono sull'acceleratore e al 29esimo Ambrosiani cavalca la fascia destra e arrivato sul fondo calcia, palla larga di un soffio. Al 30esimo invece Progni a calciare dall'altezza della linea di fondo, Lancini gli dice di no. Sul corner successivo colpisce di testa Fernandez, palla respinta sulla linea, ma è ancora angolo sempre di Progni e questa volta Ambrosiani non perdona e al 32esimo porta il risultato sul 2-1. Nei minuti seguenti continua il forcing del Piedimulera che va vicino al gol prima con Davide Cugliandro al 39esimo e poi con Pettinaroli al 41esimo. Ma le emozioni non sono finite e al 42esimo gli 11 del presidente Tomola si portano sul 3-1. Questa volta la firma è del giovane Progni che da buona posizione insacca in rete. Prima del fischio finale c'è ancora tempo per un'azione insistita al 44esimo. Tiro di Fernandez da in mezzo all'area, Zorio di testa salva sulla linea, palla allora sui piedi di Frascoia ma ancora una volta i difensori si sostituiscono a Lancini e formano un muro davanti alla porta.